Enzo, eccolo lì. Enzo è ad Altamura, vero Enzo? Come va? Allora, hai sentito il presidente che parla dei matrimoni? Anzi, io manderei subito un filmato. Ce l'abbiamo quel filmato dei matrimoni internazionali? Proprio così vediamo insieme a Enzo e al presidente. Ci sono stati dei matrimoni pazzeschi, star internazionali che sono andate in Puglia. Vediamo il filmato. Non ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Non vi vedo. È a tappeto? Ecco, è a tappeto. Eccolo lì. Stiamo... No, quella so io, che c'entra? Ah, no, va bene. Allora, Enzo, ciao, raccontami dei matrimoni in Puglia, soprattutto. Buon pomeriggio. Ciao Mara, mi senti bene tu? Sì, sì, ti sento, benissimo. Hai sentito cosa ha detto il allora, presidente? Allora, sì, come diceva il presidente... Come diceva il presidente, la Puglia è una terra molto fertile per i matrimoni. Una parte di questi 10 miliardi di euro è proprio qua che viene realizzata. E purtroppo quest'anno fino adesso abbiamo rimandato o cancellato più di 50.000 matrimoni. Ma per fortuna, grazie alle ordinanze dei vari presidenti di regione e un po' ai protocolli finalmente un po' più chiari, questo settore pian pianino sta rinascendo. Voglio dire però una cosa, grazie a tutte le spose e agli sposi che hanno affrontato questo momento di difficoltà con grande senso di responsabilità senza farsi prendere dall'ansia, forse perché non avevano alternativa, però vi ricordo che il matrimonio nella vita di una coppia è il momento più importante, no? È l'evento con la E maiuscola, quindi io sono stato, ho cercato di essere vicino a loro dandole appunto Enzo, un sostegno e dei consigli. Enzo, 50.000 matrimoni saltati per via del Covid? Da marzo ad oggi 50.000. Considera che noi abbiamo circa 220.000 matrimoni all'anno in tutta l'Italia, in tutto lo Stivale ovviamente. E di questo considera che noi abbiamo 540 milioni di euro che arrivano dall'estero con i famosi destination wedding, certo, in Puglia, in Campania, Capri, Venezia, Roma, che sono completamente cancellati, Mara, zero. Non abbiamo ovviamente nessuno che viene più in Italia, quindi dobbiamo spingerla questa nostra Italia, dobbiamo dare finalmente un segnale di ripresa, perché va bene tutte le precauzioni che sono fondamentali, non ce le dimenticheremo, ma non possiamo completamente affondare. Io ho ripreso, ve lo dico sinceramente, con piccoli eventi, con le dovute. Io sono adesso in Puglia perché sto mettendo a punto la collezione, la nuova collezione degli abiti da sposa 2021 che presenterò proprio qui in Puglia tra qualche settimana. E a proposito dell'abito da sposa, voglio utilizzare la tua vetrina per lanciare un messaggio importante a tutte le spose, cara Mara. Voglio dire che l'abito da sposa non è un abito legato ad una tendenza o ad una stagione. Chi ha già scelto l'abito per il 2020... È un abito senza tempo, va benissimo anche se hanno dovuto rinviare il loro matrimonio nel 2021. Non pensate al prêt-à-porter, l'abito da sposa è un abito senza tempo. Si instaura un rapporto tra la sposa, certo, e l'abito. Quindi senti, voglio rassicurare tutti. No, scusami, siccome io ho deciso di risposarmi con Nicola, l'avevamo già deciso l'anno scorso, per il nostro anniversario, saranno 20 anni. Io sono già pronto, 20 Mara, anni lo a sai. Settembre, noi abbiamo deciso per i nostri 20 anni. Allora, Emiliano, vengo in Puglia, lo facciamo in Puglia, sto matrimonio mio. Vi vengo a prendere io, vi vengo a prendere io. No, ma io, mentre tu parlavi, Enzo, Mara, pensavo io ti un'altra già cosa. L'abito. Tutti questi che hanno rimandato il matrimonio, magari tanti di questi hanno litigato e non si sposano più, perché accade, eh? Con la quarantena, la mia amica, l'avvocato Bernardini De Pace, mi ha detto: Mara, non sai quante richieste di separazioni, Per cui tanti, secondo me, purtroppo ci hanno ripensato. È vero o no, Emiliano? Sì, qualcuno c'è... Ma io spero di no, perché ho visto, siccome il mio numero di telefono ce l'hanno tutti i pugliesi, 335-8402-227. Ma scusa, è il tuo numero vero? Mi hanno chiamato... Ma il mio numero è l'unico numero che ho, quello, ma quello che e lo dai figli così in televisione, Emilia? Sì, e ti devo dire che i pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con grande precisione. Io ovviamente non riesco proprio a rispondere a tutti, però passo Emiliano, ore ridammi con loro, il tuo numero di e telefono. Questo dà un grande vantaggio.
Emiliano 335 8402 227. Ma veramente 227? Non ci credo che tu hai dato il tuo Presidente, numero. Presidente, allora domani la chiamando. Voglio chiamare, perché io ho un sacco di matrimoni qua in Puglia, ho bisogno di alcune informazioni, eh? È saltata la linea, non attimo, è vero, non è il tuo. Però, eh? No, no, fammelo accendere. Non era prevista questa cosa. Eh no, ma perché io voglio vedere adesso, se il Presidente ha dato il numero in diretta. Adesso fammelo accendere, io lo avevo educatamente staccato. Acceso, adesso la... No, veramente, questo è incredibile. Enzo, mi vuoi dare anche il tuo? Ma tu ce l'hai, Mare, il mio? Sì, ce l'ho. No, in diretta. Salta la linea. Ma no, in diretta... Me lo ridai, Presidente? No, arriva. Mara. No, ma era solo staccato. Presidente, domani posso chiamarla? 335. Allora, 8402227. 02 il tuo è 348427. Domani la chiamo, Bono, Enzo, che non sento il numero. 335 8402227. Due volte due. Solo che adesso stanno chiamando in parecchi. Ma sì, due volte due? O sì, tre volte tre due? Tre volte due. 8402227. 227. E comunque è sul web, chiunque chiama, chiunque vede su Google trova Michele Emiliano e trova il mio numero di telefono. Occupato? Pronto? Occupato, metti giù. Eh sì, stanno chiamando un po' di persone. No, ma è vero, stanno chiamando un po' di diretta, persone. Ma non è possibile. Presidente, chi suona ma la chitarra? Che ho visto la chitarra così lì dietro? Mio figlio. È bravo? Abbastanza, bravo. Abbastanza. Per me è bravissimo, ovviamente. Enzo, allora, adesso il numero... Eccomi. Povero Emiliano, lo chiamerà chiunque. Allora, finiscimi, Enzo. Questi Anch'io. Vestiti sono meravigliosi, non passeranno mai da un anno all'altro, sono sempre splendidi. Prepara anche il mio. Sai perché ti dico questo, Mara? Perché le ragazze che hanno dovuto spostare le nozze al 2021 si sono un attimo lasciate prendere dal panico pensando che il loro abito fosse passato già di moda. Invece io voglio cercare di spiegare loro che un abito senza tempo, l'abito di Grace Kelly, che si è sposata oltre 60 anni fa, o forse 70, è l'abito più copiato ad oggi. Quindi voglio dire, l'abito deve essere così, un temporel, come dicono i francesi. La collezione che sto pensando per il 2021 prevede tantissimi elementi che si possono aggiungere e togliere per far sì che la sposa abbia sempre un'immagine nuova in ogni momento della giornata, nella cerimonia, nel ricevimento, nella cena, nel dopo cena, quindi magari con un dettaglio della manica che può essere sfilato come in questo caso, piuttosto che con l'aggiunta di un fiocco che può essere utilizzato per metterla al posto della coda, oppure come vedi questo è un body con questa manica, con questa cascata, sì, di mughetti, sì, tutti molto che poi belli. Dopo la cerimonia religiosa in chiesa può essere eliminato, può essere tolto. Grazie. Quindi cerchiamo, Enzo, di dare un messaggio di senza tempo. L'hai senza dato, tempo, Enzo, solamente il cuore. Tu sei troppo bravo veramente, per cui chi stai preparando qualche matrimonio VIP? Beh, ho una mia cara amica che si sposa, giovanissima, deliziosa, e che vuole assolutamente sposarsi nel 2020. Stiamo facendo i preparativi, abbiamo scelto una bellissima location e speriamo di portarlo avanti a settembre. È molto VIP. È ancora top secret. Molto però. VIP? Sì, diciamo che è molto VIP. Ma mi dici il nome, sì, o non, sì, me lo dici? Ma sì, Elettra. Ah, Elettra, sì, lo so, l'ho letto. Eccola qua, Elettra Lamborghini. Grazie, Enzo, buon lavoro, un abbraccio. Vado, torno dal un presidente abbraccio. Emiliano. Il verde ti sta da Dio. Grazie, ciao, grazie. Ma l'hai vista la mia gamba in gesso, Enzo? Tu guardi il vestito verde. Lo so, certo che l'ho visto. Guarda come sto. L'ho visto. A prestissimo, tesoro. Povera. Prepara il vestito per il mio matrimonio. Torno da Emiliano. Ti abbraccio forte, io ciao, sono già tesoro. Pronto. Ciao, tesoro, ciao.